suggerimento che io darei alle autorità italiane. E mi piace il modo in cui si stanno muovendo in Europa, è quello di tenere presente che flessibilità per molti in Europa è una cosa che vorrebbero, di cui vorrebbero vederne di più nei mercati, non nella finanza pubblica. Per esempio, un mercato del lavoro più flessibile, per esempio, una politica della concorrenza più muscolosa e via dicendo. E se invece la parola flessibilità è pronunciata con riferimento alle regole della finanza pubblica ed è pronunciata da bocche italiane, il bello dell'Europa è che c'è una semantica geopolitica, per cui io mi ricordo una conversazione col primo ministro greco Papandreou all'epoca, quando sia lui sia io eravamo totalmente favorevoli agli Eurobond. E lui voleva lanciare una raccolta di 1 milione di firme in Europa per indurre a fare gli Eurobond. Io mi sono permesso di dirgli: guarda, se tu vuoi che un giorno ci siano gli Eurobond, non chiederli mai tu, perché evidentemente sarebbero misinterpreted.